Torna anche quest'anno la carovana antimafie. Quali saranno i temi toccati e soprattutto verrà posta molta attenzione per quanto riguarda i giovani in particolare? Partiamo dal presupposto che il 21esimo anno della carovana antimafia è dedicata alle periferie al centro. Le periferie intese come non luogo, luoghi dove solitamente, appunto, per condizioni di marginalità sociale e di ingiustizia sociale, la mafia tenta di edificare il suo patrimonio egemonico. E il 21esimo anno della carovana intende tematizzare la questione, riportare, rilanciare il tema della giustizia sociale ripartendo dalle periferie e rimettendole al centro. Periferie chiaramente vissute molto dai giovani, che sono ovviamente per loro, diciamo, generazione quasi più votati a essere vittima di sistemi di oppressione mafiosa. Però noi reagiamo a questa cosa mettendo in campo le nostre buone pratiche, che appunto riguardano il nostro radicamento sul territorio. Tre appuntamenti: il 24, appunto, il giorno della carovana, di mattina a San Cristoforo incontrando 8 scuole, pomeriggio dopo San Cristoforo il pomeriggio a San Giovanni Galermo, in piazza Beppe Montana, che grazie a Libera ha avuto appunto questo nome, dove ci sarà animazione con i bambini, e infine la sera a San Berillo, dove due circoli arci, Melchiades e Faber, assieme al Comitato Cittadini Attivi San Berillo, stanno aprendo una casa di quartiere, cioè un centro di aggregazione dove riportare al centro la vivacità di un quartiere che emblematicamente è in un posto, in una periferia, ma esattamente nel cuore di Catania. Questi li appuntavo.